Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi vediamo disequazioni di grado superiore al secondo, come risolverle in modo veloce senza fare calcoli. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, se questi contenuti sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Video dedicato alla playlist del mondo delle equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo, mixate con oggetti particolari, moduli, radici, insomma, il mondo delle equazioni strane e disequazioni strane. Oggi voglio portarvi disequazioni di grado superiore al secondo da risolvere però con intelligenza, cioè senza troppi calcoli. Quindi quelle situazioni che sono un po' strane. Seguitemi attentamente perché vi lascerò un esercizio da fare alla fine di questo video, così che possiate allenarvi con me, che sono il vostro coach matematico. Bene, partiamo. Andiamo alla prima. Ne ho preparate 6, così abbiamo un bel po' di esercizi su cui ragionare insieme, così che possiate entrare un po'. Guarda queste mani come rotolano. Che tristezza. Comunque, in ogni caso, partiamo dalla prima. Ci dice: x alla seconda più 16 minore di 0, e molti di voi diranno: sì, Pedro, ma questa è una disequazione di secondo grado, io me la risolvo come al solito. Sì, vero. Ma io questa, vediamo un po' se la riesco a fare in modo furbo. Guardate come ragiono. Un numero elevato alla seconda è sempre positivo, giusto? Bene. Se a un numero positivo gli aggiungo 16, ottengo un risultato positivo. Come fa quindi questo risultato a essere più piccolo di 0? È possibile? No. Io senza fare conti, ma solo ragionando in questo modo, dico: soluzione, due punti, impossibile. Avete visto? Senza fare conti, ragionando su ciò che è positivo e ciò che è negativo. Bene. Andiamo da quest'altra qui, anzi no, andiamo da quest'altra. Sempre per ragionare un po' nello stesso modo, equazione di disequazione di sesto grado. Vediamo. X alla sesta, essendo una potenza pari, darà sempre un risultato positivo. 2 per un numero positivo è un numero positivo. Se al numero positivo ci aggiungo 1, ottengo sempre un numero positivo. Vero? Perfetto. Beh, un numero positivo, quando è che è maggiore di 0? Sempre. Questo sempre lo scriviamo per ogni x appartenente a R. Quindi non c'è mai la possibilità che questo risultato sia un numero uguale o minore di 0. Oh, adesso andiamo a vedere le cose un po' più sfiziose. Partiamo da questa. Qui abbiamo x alla seconda più 2 tutte elevato alla seconda. Di che grado è? Quarto, perché x alla seconda fa x alla quarta. Quindi quarto grado. Bene, guardiamo attentamente però. Un numero, quando c'è minore uguale, è come se noi ci facessimo due domande, quindi l'esercizio lo dobbiamo dividere in due parti. Allora, facciamolo insieme. Un numero alla seconda è sempre positivo, più 2 è un numero sempre positivo. Se questo numero positivo lo faccio alla seconda, beh, diventa ancora positivo. Beh, allora questo numero positivo, quando è che è minore di 0? Minore di 0, mai. E abbiamo risposto alla domanda minore. Adesso dobbiamo rispondere alla domanda uguale. Beh, ma scusate, qui col fatto che c'è il 2, questa roba non diventa mai uguale a 0. Quindi minore mai, uguale a 0, mai, questo mai diventa soluzione, due punti, impossibile. Ok, andiamo su questa, molto delicata. Innanzitutto, che equazione è un'equazione di che grado? 7 per 4, 28, un'equazione di 28° grado. Ragioniamo un attimo però. Qua dentro ci sono potenze dispari, quindi i numeri possono essere positivi o negativi. Questo è un po' un problema, però io vedo che all'esterno c'è alla quarta. Alla quarta è una potenza pari, quindi rende tutto positivo. Quindi significa che tutto questo blocco può diventare positivo. Allora lui dice: quando è che questo è maggiore di 0? Beh, questo blocco è maggiore di 0 sempre a patto che non sia 0.
Perché ragazzi, facciamo finta che qua dentro viene 0. 0 alla quarta è maggiore di 0? No, 0 è uguale a 0, non è maggiore di 0. Allora, per evitare questa situazione imbarazzante, guardate che faccio. Devo richiedere che questa parte dentro, solo la parte dentro, x alla settima meno 1, è diverso da 0. Perché se venisse uguale a 0, qui succederebbe un casino. Questa però adesso è un'equazione di settimo grado, come quelle che ho spiegato in un video precedente. Quindi magari andatevela a vedere sulla playlist che vi ho messo all'inizio di questo video, così vedete come si fa. Allora, io porto 1 di là, quindi abbiamo x alla settima uguale 1. Vado a mettere la radice settima da tutte e due le parti e quindi niente, che succede? Io cancello qua la parte di dietro col diverso, 7 e 7 si semplificano, quindi mi rimane x diverso da radice settima di 1 fa 1. Quindi la soluzione è x diversa da 1. Vediamo perché. Perché deve essere diversa da 1? Se io 1 lo mettessi qua dentro, 1 alla settima fa 1, 1 meno 1 fa 0, 0 alla quarta fa 0 e verrebbe 0 maggiore di 0, ma non è vero che 0 è maggiore di 0, 0 è uguale a 0. Quindi questo è un numero pericoloso. Questo che significa? Significa che tutti i numeri che io posso pensare nella mia mente malata sono numeri che risolvono la disequazione, ma l'1 no. Ok, quindi state attenti a questi dettagli perché sono veramente la parte più difficile. Proviamo a rifare lo stesso ragionamento su questa. Beh, qui abbiamo qualcosa di elevato alla sesta. Qualcosa di elevato alla sesta è sempre positivo. Qui ci dice quando è che questa cosa è minore di 0? Beh, minore di 0 mai, perché se è elevato alla sesta è positivo, quindi mai. Però c'è anche la domanda uguale. Allora io per scoprire quando è che questa roba è uguale a 0, faccio come prima, prendo questa parte e scriverò x alla seconda meno 3 uguale 0. Questa adesso è un'equazione di secondo grado, la risolvo in modo semplice, quindi porto il 3 di là, x alla seconda uguale a 3, metto la radice, siccome questa è una radice di indice pari, scriverò che x è uguale a più o meno la radice di 3. E l'esercizio finisce qua. Questa è la soluzione. Quindi abbiamo risposto a due domande: minore mai, e quindi non abbiamo avuto niente da scrivere, però uguale a 0 quando la parte dentro diventa 0. E l'abbiamo scritto in questo modo. Quindi è strano, ragazzi, vedere che ci sono disequazioni che hanno soluzioni senza il maggiore e senza il minore. Su questo ci dobbiamo stare attenti. Vediamo quest'ultimo esempio, vediamo se avete capito. Equazione di 4x4 sedicesimo grado. Guardate come ragiono. Guardo subito questo. Siccome è alla quarta è sicuramente maggiore di 0. Quindi quando è che è maggiore di 0? Sempre. Basta che questo non sia 0, quindi è tipo questo ragionamento. Basta che non sia 0, quindi devo chiedere che questa parte dentro, x alla quarta meno 1, sia diverso da 0. Se andate a vedere lo stesso video in cui ho spiegato x alla settima meno 1 uguale a 0, qui c'è la spiegazione. Rifacciamolo insieme, porto l'1 di là, quindi abbiamo x alla quarta diverso da 1, andiamo a mettere la radice quarta da tutte e due le parti, così si semplifica, x uguale, questo è un numero pari, un indice pari, quindi vado a mettere il doppio segno più o meno 1 e questa quindi è la nostra soluzione di questa disequazione. Quindi questa disequazione darà un risultato maggiore di 0, basta che alla x non ci metti 1 e non ci metti meno 1. Vediamo adesso se avete capito. Quindi vi lascio questa. X alla quinta meno 32 alla sesta minore uguale di 0. Provate a darmi la vostra soluzione qua sotto nei commenti, così che possiate allenarvi con me, che sono il vostro coach matematico. Sarò felice di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Io in questo momento ho finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!